Ciao a tutti, io sono Ilenia, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi parlo con questa piega appena fatta, brevemente, del Miglio Verde di Stephen King, pubblicato nel 1996 e ora lo trovate per Pickwick al prezzo di 11,90 euro. È la storia di Paul Edgecombe, capo delle guardie del blocco E del penitenziario di Cold Mountain, dove alla fine del corridoio del pavimento verde, appunto il Miglio Verde, c'è Old Sparky, la sedia elettrica, perché nel blocco E vengono incarcerati, condannati a morte. È il 1932 ed è l'anno in cui vengono portati nel blocco E William Wharton, Edward Delacroix e soprattutto John Coffey per aver ucciso e violentato due bambine. Però John è innocente e si capisce già dalle prime pagine, quindi non è uno spoiler. Ciò che è spoiler è perché e per come sia successo poi tutta la vicenda che ha portato John in carcere e la condanna a morte. Ed è mo tutto molto triste perché si sa già dall'inizio che John è innocente e che andrà incontro a un destino non suo, ma che comunque ha scelto di avere. Poi capirete bene perché e per come se deciderete di leggere o di guardare il film, poi ne parleremo. Ed è tutto molto misterioso, miracoloso, del tipo io non mi spiego, anche i personaggi non si spiegano cosa sia successo e cosa stia succedendo. Tutti si sono affezionati a John, è una persona, soprattutto un omone, no? Insomma, uno grosso, no? Che incute timore, questo signore di colore molto grosso così, però alla fine è un bonaccione, ha questo potere miracoloso dato dal Signore, è impossibile non volergli bene e tutti cercano di aiutarlo, del tipo dai, adesso cerchiamo una soluzione, facciamo, diciamo, scopriamo la verità e così colà, quando in realtà l'avevano già scoperta, dovevano solamente provarla, ma io non lo dico perché spoiler. E lui no, lui decide di andare incontro al suo destino perché si sente male perché ha questo potere, è vero che è un beneficio per gli altri, ma per lui invece non lo è. Lo sta logorando nell'interno e quindi decide di abbandonarsi alla morte, alla sedia elettrica. Che dire, è un libro molto bello, 500 pagine, che, anzi di più, forse 550, che scaldano molto il cuore nonostante alcune scene siano piuttosto crude, dirette, violente, e perché comunque ci troviamo in un penitenziario dove ci sono condannati a morte. Poi c'è una scena particolare della condanna di Edoardo Della Croa, che è uno dei miei personaggi preferiti, che mi ha fatto rimanere un po' shock. E leggendo il libro è una cosa, poi se vedete il film è tutt'altra. Ora ci possiamo addentrare nella differenza tra il libro e il film, anche se in realtà di differenze non ce ne sono, quelle che ci sono piccole sciocchezze trascurabili. Tutto ciò che trovate nel film lo trovate anche nel libro e viceversa. Si completano un po' a vicenda, no? Perché il film dà dei volti ai personaggi, dà loro delle voci, per il resto non posso dire niente perché è un film bellissimo, con Tom Hanks nei panni di Paul, poi c'è l'attore di colore che non mi ricordo mai come si chiama, e poi c'è un'anima sua, Michael di nome, nei panni di John Coffey, e sono loro, le loro facce. E io ho amato il film del Miglio Verde, sono 3 ore e passa di film, perché quando si decide di fare un film fedele così tanto a un libro, questo poi è il risultato, un film di 3 ore. E contate però che è un film del 1999, quindi con tutti gli attori con 20 anni di meno e passa, e quindi tutti molto belli, fighi, freschi, comunque vabbè, parte gli scherzi. È un film che secondo me ti lascia le stesse emozioni del libro, quel senso di tristezza, di volta assommo anche a volte, però lascia tantissime emozioni positive e secondo me anche molto più amplificate rispetto al libro perché tu vedi la verità è lì davanti ai tuoi occhi, però non ci puoi far nulla perché del tipo no, ha deciso così, deve andare così e quindi pace nell'anima sua e di tutti. Mi sono piaciuti tutti nel cast, un libro che vi consiglio, che poi mi piace anche molto la copertina perché
E il fulcro di tutto è questa maledetta sedia elettrica. Secondo me non dovrebbe esistere perché, come ci sono forme di omicidio, altre, anche la sedia elettrica, secondo me, lo è in un certo senso. Comunque, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like. Fatemi sapere cosa pensate del miglio verde. Magari possiamo aprire parentesi che io non ho aperto ben volentieri. Io dialogo con voi, mi farebbe molto piacere. Iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Mi raccomando, fatemi sapere qualsiasi cosa vi passi per la mente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!